Sì, grazie Presidente, grazie consigliere. Cercherò di essere brevissimo anche perché per questa seduta si era detto che si finiva alle 21, ma in realtà non l'abbiamo rispettato per attendere i pareri dell'OREF che sono arrivati e quindi analizzo molto brevemente l'impianto che noi abbiamo iniziato sulle entrate, quindi questi sono i primi regolamenti che recepiscono i nuovi indirizzi dell'amministrazione in merito al recupero dell'evasione e l'estensione della base imponibile che noi abbiamo inserito all'interno del regolamento sul contributo di soggiorno che è passato in questa seduta e che trova riferimento anche nel regolamento Tari che è in approvazione. Quindi sul regolamento Tari abbiamo fatto tutta una serie di innovazioni in merito alla destinazione delle agevolazioni che in alcuni casi sono state tolte, in altre sono state aggiunte rispettando il principio chi inquina paga all'interno del regolamento. Abbiamo introdotto tutte le agevolazioni ambientali che erano previste, sia per quanto riguarda le utenze domestiche che le utenze non domestiche, rivedendo anche le parti del regolamento per adeguamenti normativi obbligatori a seguito di leggi nazionali sull'istituzione della Tari e sulla nuova modifica regolamentare, che è quella più sostanziale naturalmente del regolamento, è il fatto che Roma Capitale ridiventa interamente titolare del tributo, utilizzando ancora la società AMA in service, ma identificando il responsabile del procedimento come, come il dirigente del Dipartimento delle Entrate e quindi la rendicontazione sarà a carico del Comune come è previsto dall'impianto normativo. Per quanto concerne invece la delibera sulla Tari e determinazione delle tariffe, l'impianto tariffario in questo caso applica il modello ministeriale e non quello sulla tariffa puntuale che sarà applicato successivamente una volta che la determinazione del piano tecnico-finanziario dell'azienda sarà conforme all'applicazione sulla parte variabile della tariffa puntuale, ma indica le parti del modello ministeriale con la ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche, costi fissi e costi variabili ripresi dal PTF approvato il 21 dicembre del 2017, ribaltando sugli utenti ancora nelle percentuali stabilite come l'anno precedente, riportando un abbassamento della tariffa a 771 milioni di euro, che porta una diminuzione sia per la parte delle utenze domestiche che per la parte delle utenze non domestiche, rivedendo poi, riprogrammando per gli anni successivi la corretta correlazione tra produzione di rifiuti e applicazione del tributo. Grazie.